Abbiamo il piacere di avere qui con noi Giacomo Coppi, Team Leader IoTN Digital Supply Chain di SAP Italia. Ciao Giacomo. Ciao. Volevo fare delle domande su SAP Leonardo, che è al centro di molti di progetti del mondo IoT che connettono cose, persone e processi. Che cosa rende SAP Leonardo diverso dalla competition? Innanzitutto il brand di SAP Leonardo identifica il nostro Digital Innovation System, quindi un insieme di cose che va dalla piattaforma disponibile on-premise in cloud, dalla componente di integrazione Edge o di Foundation che rende disponibili dei servizi e tutta la parte applicativa che è nel DNA di SAP da sempre. E questo innanzitutto la rende unica perché siamo l'unico player sul mercato capace di fornire end-to-end questa value proposition. Ma l'unicità non è data solo dagli strumenti tecnologici a disposizione, ma anche dal contenuto di business che si portano dietro. Il nostro approccio è legato alla predisposizione per industry, sono infatti disponibili anche degli acceleratori specifici per industry che abilitano SAP Leonardo. Abilitare significa poter fare innovazione in modo scalabile, anche questa è una unicità della nostra proposizione SAP Leonardo, cioè la possibilità di effettuare l'investimento in questa direzione in modo graduale legata a degli specifici business case, perché non nascondiamoci, le aziende fanno questi investimenti se alla fine il conto economico è positivo. L'altra unicità è poter utilizzare un approccio come il design thinking nel disegnare le proprie soluzioni scritte su SAP Leonardo e fare co-innovazione con noi e quindi disegnare la proposizione delle soluzioni e anche le future applicazioni viste lato utente, quindi utilizzare il parco applicativo come dei building block, come dei mattoncini Lego su cui viene costruita l'esperienza di quello che è il futuro utente della soluzione software. Quali soluzioni ad oggi sono disponibili? In realtà dal punto di vista della piattaforma ovviamente è disponibile già da tempo, sia come dicevo on-premise e in cloud. La parte Edge è disponibile da quest'anno, quindi l'integrazione con il mondo delle cose. La parte di Foundation con i vari servizi, anche questa è disponibile già da inizio anno, con i servizi sia tecnologici come la gestione dei device, la sicurezza e quant'altro, di tipo business, come va molto di moda citarlo il digital twin, adatto al mondo manufacturing o al mondo maintenance. Sulla parte applicativa, su cui noi confidiamo di avere una copertura di mercato intorno al 40%, quindi significa avere anche grande possibilità di co-innovazione con noi, le applicazioni sono diciamo di due tipi, applicazioni storiche del mondo SAP, come quelle del mondo manufacturing o del mondo della logistica di magazzino, che nel contesto IoT assumono una dimensione completamente diversa, perché gestire la coreografia di un magazzino nel mondo IoT significa gestire non solo i magazzinieri, ma gestire tutte le risorse che interessano il balletto della logistica. Ma poi ci sono una serie di applicazioni nuove, nate appositamente all'interno del concetto di SAP Leonardo. Tra queste mi viene da citare le applicazioni di predictive maintenance, che vanno molto di moda adesso, perché i loro business case hanno dei numeri potenti nella costruzione del piano finanziario, oppure Asset Intelligent Network, il social network degli asset, dove costruttori di asset, manutentori di asset e utenti di asset, cioè di macchinari o di edifici, possono condividere informazioni nell'uso e nella storicizzazione dell'uso appunto degli asset stessi. Oppure è nato un nuovo prodotto alla fine del 2016 che ha avuto una grossa diffusione nel 2017, che si chiama Yard Logistics, che serve per gestire le operazioni di logistica di un piazzale, possiamo immaginare porti, grandi spedizioniere, eccetera, e quindi è una soluzione IoT che mette in relazione, non so, i trasportatori, la meccanica, gli oggetti di sicurezza che intervengono all'interno di un piazzale, oppure ancora IBP, che è la nuova suite di business planning di SAP, che ha al proprio interno un prodotto che si chiama Control Tower, che appunto serve per avere la torre di controllo di logistiche molto estese, ad esempio quelle del mondo retail e del mondo dei consumer product, e quindi per avere sotto controllo gli stock, le operazioni di magazzino e gli impianti di produzione che a volte sono dispersi in ogni angolo del mondo, e quindi poter avere una visione complessiva di come supply chain molto estese stanno lavorando al servizio di un cliente finale che è sempre più demanding rispetto al passato. Ecco, parlando proprio dell'utente finale, magari è importante anche che prototipi o progetti pilota possano essere di spunto per nuove aziende per realizzare progetti che tra loro hanno delle affinità. Come vengono messi in condivisione i pilot e quanto efficace è il passaparola per queste tecnologie? Il passaparola è molto efficace, anche perché dalle prime aziende che come pionieri hanno iniziato a lavorare in questo ambito, ovviamente il club delle aziende SAP è
ristretto, anche se si parla di migliaia e migliaia di clienti, comunque è facile condividere le informazioni, soprattutto nel contesto italiano, dove tanti piccoli e medi imprenditori anche sono stati coraggiosi e hanno trovato dei business case validi, forse anche grazie ai fondi di Industry 4.0 che abbiamo quest'anno, per iniziare degli investimenti sfruttando la tecnologia Leonardo. Tra questi ci sono aziende del consumer product come Cimbali, che ha trasformato il proprio modello di business delle macchine del caffè, non solo facendo telemetria su un parco di macchine installato, ma anche fornendo servizi finali ai propri clienti, che possono essere gli autogrill o i bar, e quindi facendo servizi di predictive maintenance, di rifornimento di materiale di consumo, e addirittura cambiando il modello di business, rendendo la in-servitization, quindi rendendo un servizio quello che era prima una vendita di un prodotto. Ma ci sono anche aziende del mondo metal, che stanno facendo trasformazioni all'interno dell'ambito della predictive quality, oppure aziende che hanno fatto dalle loro fabbriche delle smart factory e quindi hanno integrato non solo l'ambiente di produzione, ma hanno fatto in modo che il processo di produzione sia integrato anche con il controllo di temperature piuttosto che i sistemi di sicurezza, perché erano correlati a come i loro prodotti poi escono. I casi, fortunatamente l'Italia devo dire che ne sta producendo tanti, ma sì, il coraggio molti imprenditori ce l'hanno, devo dire più sulle aziende piccole e medie. Le aziende grandi finora lo stanno mettendo nei piani industriali, sono un po' più lente a prendere le decisioni, anche se possono permettersi forse con le spalle larghe di fare investimenti più grandi, sì.